buonasera a tutti, sono il secondo Enrico e a me il compito di chiudere, ma non avrò pietà, sono abbastanza logorroico e lungo, quindi state comodi ai vostri posti. Però stasera mi piacerebbe farvi vedere alcune conseguenze dei nostri stili di vita, delle nostre attività di tutti i giorni, che cosa producono direttamente come impatti di tipo negativo sulle specie di avifauna presenti sul nostro territorio, ma dato che è anche tardi ed è sempre bello finire con un po' di ottimismo, anche le soluzioni di tipo gestionale che si potrebbero applicare per migliorare alcune situazioni. L'immagine che vedete, sempre disegnata dal nostro Simone Ciocca, rappresenta un nido di gipeto, specie che in Lombardia, in Italia, sostanzialmente identifica solo in provincia di Sondrio, Bolzano e Aosta. Abbiamo preso questa specie simbolo per esemplificare l'assedio che una specie qualsiasi, in questo caso molto rara, può essere soggetta da parte dell'uomo. L'uomo può provocare impatti di tipo indiretto grazie o per causa delle infrastrutture che esso ha determinato e ha costruito. Queste infrastrutture sono permanenti, strade, arterie stradali, elettrodotti. In provincia di Bergamo non ci sono, ma in tante regioni italiane sì, cioè le turbine eoliche. E mentre in provincia di Bergamo e in regione Lombardia abbiamo tantissimi impianti di sci, oppure gli impatti diretti quando l'uomo si avvicina direttamente in maniera consapevole o assolutamente in maniera inconsapevole può determinare forti impatti. Parliamo degli impatti indiretti. Bergamo è terra di edilizia, di muratori, abbiamo una ricca e lunga e celebre tradizione. Una delle province purtroppo per noi che in Lombardia è la prima provincia che ha consumato più suolo agricolo negli ultimi 10 anni, quindi un dato fortissimamente indicativo di un forte sviluppo economico che puntava sull'edilizia fino a qualche anno fa, ma che al tempo stesso consuma irreparabilmente interi chilometri quadrati, intere superfici di aree seminaturali o naturali. Durante i ripristini, i restauri o le demolizioni di edifici dismessi, si possono in un colpo solo, in pochissime ore, far fallire nidificazioni di specie coloniali molto numerose oppure nidificazioni di specie di animali assai rari e localizzati, come ad esempio il barbagianni che anni fa nidificava nel complesso del monastero di Aspino e poi a seguito di una serie di restauri di alcuni anni di ristrutturazione del complesso probabilmente la specie non c'è più. Come porre rimedio? Ad esempio ponendo delle cassette nido prima dei lavori, temporalizzare i lavori al di fuori del periodo più sensibile, se si riesce si può fare, oppure per i grossi complessi, pensate soltanto ai complessi industriali, grandi aree che vengono dismesse, abbattute, poi piano piano ristrutturate, si potrebbe temporalizzare per blocchi questa serie di attività di ristrutturazione senza invece radere al suolo tutto in pochi giorni. Laddove si fanno dei restauri, come ad esempio in queste torri rondonare o rondonaie o le torri passeraie, antichi edifici che venivano utilizzati per integrare la dieta dei nostri contadini con qualche proteina in più, cioè cosa si faceva? Si costruivano, come potete vedere in basso a sinistra, si costruivano delle torri, si bucherellavano le pareti esterne, si inducevano i rondoni, i passeri o i piccioni a entrare a nidificare e poi dall'interno i contadini o comunque i proprietari dei cascinali estraevano una tantum, un pulcino o un uovo e lo integravano perché effettivamente la fame era una brutta bestia. Durante questo tipo di restauri bisogna stare attentissimi, uno perché le torri rondonaie sono ancora molto utilizzate da numerose specie, ma se si ristrutturano in periodo riproduttivo, come potete immaginare, tutto va a ramengo. Per di più, se si dovessero inserire delle reti anti-piccioni, quindi anti-ingresso per impedire l'ingresso a piccioni o specie sgradite, non si può far altro che correre il rischio di imprigionare gli stessi animali che poi vanno chiaramente a morte certa, incontro a morte certa. Quindi massima attenzione, mi riferisco ai geometri, agli architetti, agli amministratori comunali
Oggi ce ne avrò un po' per tutti, quindi porteremo a casa ognuno la nostra razione di benedizioni, però diciamo il fine, l'obiettivo finale è benefico, spero, e positivo. Infrastrutture permanenti. Siamo una delle province lombarde con più alto tasso viario di chilometri di strade per superficie. Chiaramente, come abbiamo già detto prima, consumo di territorio alle stelle, ma al tempo stesso le strade dividono e timperano tutto un assetto che fino a pochi anni fa era agricolo, rurale e seminaturale. L'impatto da mortalità stradale, quindi da investimento, è ovvio, come queste immagini lo dimostrano, ma è meno ovvio ed è più subdola la minaccia che le strade rappresentano, perché isolano, frammentano, riducono e banalizzano la complessità e la biodiversità complessiva, semplificano le reti ecologiche trofiche, sostanzialmente ci impoveriscono il territorio, anche perché aumentano la vulnerabilità e l'inquinamento. Inquinamento, dopo pensiamo a questo termine perché poi vedremo delle immagini che secondo me sono gravissime, tutte o quasi prese nella nostra provincia. Lungo le strade spesso vi sono delle infrastrutture, quindi come i pannelli fonoassorbenti, il cui compito è di fonoassorbire, ma non di uccidere uccelli. Purtroppo però si sa da anni, anche presso lo stadio di Bergamo, prima che il nostro Enrico Cairo scrivesse una bella lettera al giornale al sindaco, l'allora sindaco di Bergamo, forse Vicentini, forse anche, non mi ricordo. L'assessore Amorino, sì, è vero. Anche a un chilometro da qui continuavano a morire uccelli che andavano a sbattere contro i pannelli fonoassorbenti della superstrada di Bergamo a due passi dallo stadio. A seguito della posizione di sagome anticollisione, questo numero si è drasticamente ridotto nell'arco di poche settimane. Però laddove continuano ad esserci questo genere di stragi, non è possibile accettare che soltanto l'intervento di qualche writer che pasticcia e sporca con la bomboletta spray i pannelli fonoassorbenti, questo rischio si riduca. Non è accettabile, soprattutto tra Bergamo e Milano, dove ci sono ancora chilometri e chilometri di autostrada che non sono assolutamente mitigati. Quindi facciamoci sentire. Gli elettrodotti sono un'altra infrastruttura che la maggior parte dei non addetti del nostro settore trascura. Tante volte li si considerano parte del paesaggio, a torto chiaramente, e questi rappresentano ulteriori barriere allo spostamento della rifauna. Pensate questo che vedete è un elettrodotto ad alta tensione, guardatevi un po' a sinistra, un po' a destra, sullo sfondo troverete chilometri di linee a media tensione, peraltro quasi del tutto invisibili. Immaginatevi questa scena con un animale che sta volando in condizioni di scarsa visibilità, vento forte, nebbie, foschie o in piena fase notturna. Questi conduttori sono assolutamente invisibili e quindi possono provocare, bene o male, che cosa? La collisione. La collisione provoca fratture che, lo dico spesso, per gli animali selvatici non esiste il veterinario dell'Amaro Montenegro che corre e ti salva decine e decine di uccelli. Questi animali precipitano nei fiumi, precipitano a bordo strade, precipitano in mezzo a un campo, arriva la volpe, un cane, il gatto, il topo, dormite proprio, ok, questa è la certezza, e questi animali, giusto? E questi animali spariscono e quindi non vengono considerati, non vengono computati e non fanno statistiche, non fanno dati. Un altro fenomeno particolarmente grave, nocivo e subdolo legato agli elettrodotti è quello della elettrocuzione, banalmente la folgorazione. Specie di medio-grandi dimensioni sono particolarmente afflitte. In Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo, il gufo reale è purtroppo la specie che detiene il triste primato di altissima mortalità a danno provocata appunto dai tralicci, dalle linee di media tensione, in questo caso media. Come si esplica questa elettrocuzione? L'animale si posa sul traliccio e il traliccio è formato da una base metallica con un'ala, con la coda tocca uno dei conduttori in tensione e il gioco è fatto, folgorazione, quindi morte. In provincia di Bergamo muoiono stimati dai 5 ai 10 gufi reali l'anno,
stimati, una parte di questi non verrà mai recuperata. Ne abbiamo recuperato uno poche ore fa nel Bresciano, quindi adesso è qui nella nostra cella frigorifera. Guardate questo traliccio, ci troviamo in Alta Valtellina vicino al passo del Fuscagno. Il 13 ottobre di 2 anni fa un'aquila reale adulta, un maschio molto esperienziato perché aveva oltre 7 anni di vita, è andato a sbattere contro i fili e nel tempo in cui è andato a sbattere addirittura è tranciato 3 fili, è precipitata sulla statale del Fuscagno e nello sbattere si è pure folgorato. Sono situazioni purtroppo che capitano spesso, se capitano sopra una statale vengono notate, se capitano 100 metri a destra, a sinistra, a est o a ovest, no. Soluzioni operative. Nell'ambito di un progetto finanziato da Fondazione Calipro e dal Comune di Ranica, Ranica l'abbiamo usato come acronimo per definire un progetto insieme al dottor Mazzoleni, alla dottoressa Viviana Rocchetti e me stesso. Ranica è diventata rete ambientale naturalistica interventi di conservazione per gli animali. In questo piccolo comune di poche migliaia di abitanti siamo riusciti a sistemare quasi 4 km di linee elettriche con spirali e con guaine, come queste in basso, che bloccano il fenomeno della folgorazione. Poi vedremo, qui manca l'immagine, comunque in un solo anno e mezzo abbiamo recuperato quasi 50 animali morti sotto 4 km di linee elettriche di una banalissima piana agricola a 2 passi da Bergamo. Quindi moltiplichiamo questa cosa per i chilometri di linee elettriche presenti sul nostro territorio. L'urbanizzazione provoca consumo di suolo, come si è detto, c'è un antidoto per fermare questa progressione negativa, c'è quella di sfruttare bene le possibilità di ripristinare da un punto di vista ecologico gli ambienti che in qualche modo non sono più utilizzati. Mi riferisco a cave che non vengono più coltivate, sia esse di pianura sia esse di versante, oppure ex discariche. L'esempio di Pontirolo Nuovo è una dimostrazione bella, efficace, di come a fine coltivazione, a fine sfruttamento di una discarica si possa comunque creare una piccola oasi. Purtroppo però nel nostro territorio, comunque in pianura, spesso le cave di fondo valle vengono adibite a laghetti di pesca sportiva, dove non crescono fiori, non crescono alberi, canneti, non ci sono sostanzialmente uccelli, ma ci sono pescatori che giustamente svolgono i loro hobby, ma al tempo stesso si sono perse delle belle occasioni di fare biodiversità. Fruizione e disturbo umano. Attenzione, attenzione. È difficile far credere a una persona che nel momento del suo massimo e pieno bisogno di svagarsi, che la sua presenza in un determinato ambiente può provocare impatti. È difficile. È come se io nel momento in cui mi sdraiassi dopo una dura giornata di lavoro sul divano, mettessi le scarpe sulla sedia e prendessi il telecomando in mano per fare zapping, qualcuno mi dicesse: ma sei andato a buttare l'immondizia? Ecco, in quel momento in cui una persona ha voglia di svagarsi è difficile fargli capire che deve attenersi a certi comportamenti. Quindi questa tendenza di fruire del territorio in maniera proprio senza coscienza, coscienza critica e senza autocoscienza, porta tante volte a impattare sull'attività indoor di un animale selvatico. La nostra attività outdoor, fuori porta, impatta con quella di un animale che in quel momento si trova sostanzialmente invaso. Quindi dall'essere bagnanti di un fiume, alle ski, all'enduro, al trial, alle motoslitte, allo sci alpinismo, eccetera, eccetera. Guardate questa immagine. Questa immagine è stata catturata per caso sulle montagne della Valle d'Aosta e è molto emblematica. Degli amici sensibili alla causa della conservazione dell'ambiente stavano facendo sci alpinismo. Finita la giornata di sci alpinismo hanno piantato la tenda, stanchi, morti, e qui si ritorna al discorso del divano che facevamo un attimo fa, piantano la tenda, vedono un frullare, un uccello che frulla e se ne vola lontano, uno dei miei due amici capisce che lì c'era una pernice bianca in cova, sposta la tenda di 100 metri, pochi minuti dopo la pernice bianca ritorna a covare. Sensibilità, spirito critico e spirito di attenzione e un pochino di buona volontà hanno fatto sì che questo slogan da poeta, da 4 soldi, si sia potuto scrivere in questo modo.
Inquinamento a tutti i livelli. Allora svegliamoci, la provincia di Bergamo fa letteralmente schifo, perché chi cammina a bordo strada, a bordo sentiero, ma soprattutto a bordo strada e nella nostra campagna e lungo i fiumi e lungo i laghi, trova questa situazione, ma non la trova una tantum. Percorrete tutti i laghi laddove c'è deposizione e ad esempio il lago di Iseo, la foce dell'olio, è un inquinamento unico. A parte gli inquinamenti di decine e decine di anni fa, ci sono gli inquinamenti che tutti i giorni noi produciamo in maniera molto molto troppo leggera. A parte questa fotografia che ritrae un uccello acquatico il cui stomaco è letteralmente pieno di parti plastiche e non è stata scattata in Italia, vedete addirittura un accendino, tutte le altre fotografie sono state scattate in provincia di Bergamo tranne due, nel Comasco e nel Lecchese. Vedete i vari casi, che sono una folaga le cui zampe si sono scocciate con un pezzettino di scotch universale e l'animale è morto per inedia, un'altra folaga che è rimasta impigliata con gli ami e le lenze da pesca che spesso e volentieri i pescatori abbandonano a bordo lago, e poi che sono un lodolaio nel Bresciano che è andato a nidificare, una femmina di lodolaio nel cui nido la cornacchia che aveva costruito il nido aveva portato del nylon che piano piano si è attorcigliato attorno alla zampa. Questa femmina è rimasta 8 giorni nel nido, ferma, incastrata. Chi poi è salito benevolmente a recuperarla ha dovuto poi amputargli anche una zampa, eccetera eccetera. Guardate questi uccelli acquatici con le zampe impigliate nelle reti, nei fili da pesca, oppure le reti paragrandine che possono intrappolare un tordo, eccetera eccetera. L'impatto della caccia. Bergamo è in Lombardia la seconda provincia a più alto tasso venatorio. Mi piacerebbe parafrasare una frase di Ennio Flaiano: la situazione è grave ma non è seria. Perché? Perché innanzitutto noi abbiamo oltre 3200 capanni da caccia, un numero da record. Certo, una tradizione antica, ma non così antica. Il capanno da caccia così inteso, quindi non la rete, non l'augurio, eccetera, eccetera, ma inteso con lo spado, non è così antica, è poco più di un secolo. Badiamo già a questo tipo di considerazioni. Ma guardate il tipo di prelievo che si può attuare in provincia di Bergamo. Sono dati ufficiali che la provincia di Bergamo ha trasmesso all'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Quindi sono dati non inventati, ma sono dati che la provincia di Bergamo, l'ufficio caccia, ha trasmesso. In soli 7 anni, dal 97 al 2005, solo in provincia di Bergamo sono stati abbattuti 3 milioni e 500 mila turdidi. Turdidi, 4 specie: merlo, tordo voltaccio, tordo sassello e cesena. Finito. Cosa significa? Significa circa 550.000 turdidi all'anno, solo in provincia di Bergamo. I cacciatori bergamaschi sono 13.500, poco inferiori a quelli bresciani, altra provincia ad altissimo tasso venatorio. Allora, la cosa interessante, guardate la distribuzione dei capanni da caccia in provincia di Bergamo. È sostanzialmente prealpina e alta pianura bergamasca. Perché? Perché qui si attua la linea di migrazione autunnale più importante del nord Italia. Generalmente gli animali arrivano in senso est-ovest, arrivano dal Tarvisio, dal Garda, dalle colline bresciane e pian piano si trasferiscono verso sud-est. Quindi la vera linea di migrazione è questa. Perché dicevo la situazione è grave ma non è seria? Perché pochissime settimane fa Regione Lombardia ha prodotto questo documento, un piano faunistico venatorio regionale, dove sostanzialmente le linee di migrazione più importanti sono quelle che vedete colorate di azzurro e di rosa. Ma come? Se ci sono 13.500 capanni solo in provincia di Bergamo e abbiamo visto perfettamente dove questi sono collocati, e se sappiamo dai dati decennali di inanellamento che la traiettoria è est-ovest, ci viene da pensare che o queste linee di migrazione sono state tracciate in maniera particolarmente fantasiosa, tanto da sconfinare addirittura in Veneto, laddove ce n'era bisogno,
Cioè, vicino al Bresciano non facciamo passare la linea di migrazione, perché? Perché la legge nazionale e regionale prevede speciali misure di tutela laddove si verifichi con certezza, con dati scientifici, il passaggio di linee migratorie. Aree di protezione. Facile. Quindi, o queste linee sono particolarmente fantasiose e quindi laddove c'è bisogno che non si identifichino, non le si fa passare, non le si traccia, ma noi questo assolutamente non lo crediamo, oppure i nostri cacciatori bergamaschi sono particolarmente abili e bravi nello sparare quei pochi turdidi, 500.000 all'anno, quei pochi turdidi che sconfinano e deviano dalle linee di migrazione principale, o una o l'altra, o no? Lo dico col sorriso sulle labbra, però bisogna dire la verità, è questa. Ok, grazie. Guardate un po' la Cesena, chiaramente. È utile che le Cesene lombarde imparino un po' di Veneto, di dialetto Veneto, perché laddove può servire la linea di migrazione principale, la Regione Lombardia la identifica anche in Veneto. Andiamo avanti. Una minaccia che riguarda una buona parte di avifauna acquatica e i grandi rapaci necrofagi o parzialmente tali, avvoltoi, aquile reali, nidi bruni, nidi reali, eccetera, eccetera, è la minaccia del saturnismo, ovvero l'intossicazione da piombo. È una minaccia che è ancora troppo poco conosciuta, ma che in Europa e negli Stati Uniti è assolutamente nota. Per quanto riguarda i grandi rapaci, perché i grandi rapaci sono suscettibili di fronte a questa minaccia? Perché quando in maniera assolutamente legittima un cacciatore di ungulati spara un cervo, un camoscio, un capriolo, cosa succede? Una volta che recupera l'animale, lo eviscera e lascia sul terreno chili di visceri che non sono commestibili e che deturperebbero dal punto di vista organolettico la qualità della carne. Questi visceri purtroppo però contengono schegge, fino a 300-400 schegge del proiettile che il cacciatore ha utilizzato per abbattere il capo. Questo proiettile è costituito sostanzialmente da piombo. Il piombo è un materiale di scarto, di risulta, che è stato sostanzialmente tolto da tutte le attività umane. Pensiamo che negli ultimi anni è stato tolto dalla benzina, tant'è che adesso abbiamo la benzina verde senza piombo, è stata tolta dalla costruzione dei giochi, dall'edilizia, dalle batterie delle macchine, da una buona parte almeno, dai giochi per i bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Il piombo è un metallo pericolosissimo per contatto, inalazione e ingestione. Cosa succede? Che se questi visceri che contengono schegge di piombo vengono abbandonati sul luogo di caccia, e io lavoro anche per il Parco Nazionale dello Stelvio e per la provincia di Sondrio, questi due enti qualche anno fa hanno fatto uno studio dove a 40 km linea d'aria da qua, cioè oltre il confine delle Orobie, in provincia di Sondrio in Valtellina. Abbiamo analizzato 153 visceri di ungulati colpiti regolarmente da arma da fuoco, tant'è che abbiamo chiesto la collaborazione degli stessi cacciatori e l'abbiamo ottenuta. Abbiamo analizzato con la facoltà di veterinaria di Milano tutti i 153 visceri sottoposti a TAC e a radiografia, abbiamo estratto le particelle di piombo, di proiettili all'interno dei visceri e le abbiamo quantificate. Cos'è successo? È successo che il 62% dei visceri analizzati conteneva schegge di piombo. Ogni 10 animali abbattuti, 6 visceri su 10 potevano essere tranquillamente mangiati da avvoltoi, nidi, aquile, eccetera, eccetera. Con il pH particolarmente acido del loro stomaco, questi animali vanno incontro a un inquinamento, a un'intossicazione che con meno di un grammo può portare alla morte. Sempre il Parco Nazionale dello Stelvio e la provincia di Sondrio stanno conducendo uno studio internazionale su 4 paesi europei, Francia, Italia, Svizzera e Austria, e abbiamo già analizzato 85 carcasse di grandi rapaci. La specie più analizzata è l'aquila reale, la maggior parte di queste aquile reali proviene dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige. Il 62% delle nostre aquile alpine è esposto criticamente al piombo
perché nelle loro ossa lunghe abbiamo trovato valori di piombo superiori ai 6,75 mg per chilo di piombo nelle ossa lunghe e valori molto elevati anche nel fegato, che sono indicativi di intossicazione acuta. L'unica aquila che abbiamo recuperato in, grazie a Marco Chemollo, a Ponte Nosta, quindi in Val Seriana, aveva un valore di 12 mg di piombo per chilo nelle ossa e 22 nel fegato. Se pensate che il valore critico oltre il quale c'è intossicazione critica è 6,75, anche l'aquila di Ponte Nosta aveva un valore più del doppio rispetto al minimo per cercare di scampare all'intossicazione. La media lombarda, quindi la problematica è attuale, i dati parlano chiaro, tutte le nostre aquile lombarde, cioè 15, avevano una media di piombo nell'osso lungo pari a 13,5, più del doppio rispetto al valore soglia pericoloso. La media europea è 12,6, quindi anche in Europa chiaramente c'è questa problematica. Quali sono le soluzioni operative che da anni in certi paesi europei si portano avanti? Sono quelle di non utilizzare più e mai più il piombo nelle munizioni da caccia. Chiaramente, come a suo tempo c'era stata una certa sorta di resistenza anche da parte nostra quando bisognava cambiare il tipo di benzina dalla rossa alla verde, chi di noi non ha avuto un attimo di dubbio, ma la macchina mi si ingolferà, avrò meno prestazioni, spenderò di più, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui bisogna fare un salto culturale forte. Il piombo per la caccia agli ungulati può essere sostituito dal rame. Per gli uccelli acquatici la caccia alle anatre o ad altri uccelli acquatici può essere sostituita con pallini d'acciaio o altre leghe non tossiche. Guardate che situazione triste, ci troviamo a due passi dalla provincia di Bergamo, riserva naturale del Torbiere di Iseo, la linea dei capanni da caccia è appena fuori il confine della riserva naturale. Qui per alcuni decenni si sono stratificati decimetri e decimetri di pallini di piombo che poi le anatre vanno giù filtrando il suolo e lo possono ingestire e intossicarsi. Bracconaggio. Non è un'equazione, non vogliamo criminalizzare la categoria dei cacciatori, ci mancherebbe, però la provincia di Bergamo è una delle 5-10 province italiane a più alto tasso di bracconaggio. Che si esplica con la cattura a vivo di piccoli uccelli, vischio, sostanzialmente vischio, reti, eccetera, eccetera, oppure con la cattura a morto, quindi archetti che magari non determinano subito la morte, ma dopo molto tempo i lunghi strazi poi provocano la morte, o altri tipi di cattura. Ma guardate questo dato è impressionante. Ringraziamo gli amici del WWF Crust di Valpredina, nella persona di Enzo Mauri, il figlio Matteo Mauri, Gloria Sigismondi e Anna Maria Gigellini. Questi sono i dati di 6 specie di rapace diurno che in Italia sono particolarmente protetti da 40 anni, dal 1976. Ancora oggi, guardiamo e riduciamoci solo all'ultima colonna. In 16 anni, da Bergamo, Brescia e Lecco, su 1733 rapaci appartenenti a queste 6 specie, il 46% di queste, cioè 804, sono stati sparati. Sono dati impressionanti, soprattutto per le percentuali. Delle 14 aquile recuperate, già 6 sono state sparate. Figuratevi quelle che sono state sparate e non sono state recuperate. Guardate il falco pellegrino, che è un animale davvero difficile da colpire, per quello che dicevo, abbiamo dei tiratori scelti qui in provincia, cioè un animale velocissimo, il falco pellegrino, è l'uccello più veloce del mondo, può fare picchiate dai 240 ai 300 km all'ora. Ecco, 27 su 58 dei falchi pellegrini recuperati in queste 3 province è stato sparato. A chi è stato? Com'è? Robin Hood. Va bene, quindi andiamo avanti, altra attività, siamo amici, siamo tutti amici, siamo tutti bravi, sono fotografi assolutamente consapevoli e sensibili come Marco, come Guido e come tanti altri, però sappiamo che ci sono tanti fotografi un po' approssimativi, poco attenti, che si avvicinano tranquillamente agli animali, alle identificazioni, fotografano.
Ci troviamo in provincia di Cremona, lungo l'Adda, colonia di Gruccione, uccello variopinto che in questo momento se ne sta al calduccio in Africa, e nell'arco di un solo mese si sono avvicendate almeno 6 persone, perché i capanni che hanno posizionato tra maggio e giugno sono di fattezza diversa, e dopo, a fine stagione produttiva, questa colonia è andata completamente disertata. Ora qui non edifica più Gruccione. In Val Camonica, in Alta Val Camonica, in pieno Parco Nazionale dello Stelvio, 6 anni fa, un aquilotto è stato abbandonato nel mese di giugno, a un mese dall'involo, perché almeno 4 fotografi si sono avvicendati tra i 6 e i 15 metri per più giorni consecutivi per tentare di fotografarlo. L'aquilotto è stato abbandonato ed è morto di nebbia. Arrampicata sportiva, però ho detto che stasera ce n'era un po' per tutti, per ora sto mantenendo la promessa. Arrampicata sportiva, è assoluta anarchia al di fuori delle aree protette, virgola, ma spesso e volentieri all'interno è tollerata, è ben tollerata. Cos'è il problema? Che laddove non ci sono normative specifiche e non c'è la possibilità di fermare con dati alla mano che quel tipo di attività su quel tipo di parete è pericolosa, gli arrampicatori, in maniera, anche se volete, inconsapevole, possono attrezzare una via, magari a maggio, una bella giornata di maggio, e provocare il fallimento di una covata. L'abbandono delle uova, come è successo in questo caso con una coppia di gufi reali, fotografia regalata da Benussi e Enrico, ornitologo triestino, in cui gli arrampicatori hanno attrezzato una nuova via a maggio, Trapano, hanno messo i vari spit e i gufi reali hanno abbandonato le uova. La stessa cosa succede nelle aree protette. Perché? Perché non c'è consapevolezza e si pensa sempre che queste cose non abbiano importanza né effetto. Parco Nazionale dello Stelvio, 2 arrampicatori stanno perlustrando una parete da cui il giorno dopo si sarebbero voluti calare, perché poi siamo riusciti a fermare e abbiamo intervistati, nel cerchio verde c'è un aquilotto che 5 giorni dopo si sarebbe involato. Quindi probabilmente questo aquilotto si sarebbe sfracellato al suolo perché non è ancora in grado di volare se avesse visto gli arrampicatori calarsi. Ci troviamo nel Parco dei Colli di Bergamo, all'interno di una riserva naturale dove l'arrampicata è sportiva, ma questa parete di arrampicata ancora oggi è tollerata ed è ancora presente. Guardate un po', c'è un filo, una corda, gli arrampicatori entrano quasi a un metro, mezzo metro dal nido dove una coppia di raro falco pellegrino ha deposto, e quello che vedete qui è un giovane, non ancora in grado di volare. Quindi vite appese a un filo. Impianti da sci, saliamo un po' di quota, gli impianti da sci possono creare disturbo di tipo diretto, fruizione, turismo, eccetera, 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 quindi disturbo umano, ma anche impatti di tipo indiretto, sostanzialmente legati alla presenza di cavi mai, mai, mai debitamente segnalati in Italia, sostanzialmente. Ci saranno 2 chilometri in Italia debitamente segnalati sulle aree occidentali. Poi tutti se ne fregano, nonostante gli obblighi di legge. Reti parasciatori in realtà intrappolano un grosso numero di animali, dalla lepre, dal camoscio, alla pernice bianca, eccetera, eccetera. Ma guardate qui, questa è una chicca. Allora, Bormio, marzo del 2009, piste illuminate a giorno in pieno periodo di migrazione notturna degli uccelli. Cosa succede? Oltre 200 uccelli di specie indeterminata per 3 ore, 3 ore e mezza hanno sorvolato gli impianti da sci rischiando di andare a collidere contro i cavi. La scena è stata più volte fotografata da persone del posto. Il giorno dopo, tenetevi forte, il quotidiano locale ha intitolato un insolito fenomeno, che strano, uccelli luminosi svolazzano su Bormio. E io aggiungerei Katzenger, perché sembra ci sono tutti i presupposti, ma perché? Bioluminescenti, nell'articolo dice uccelli bioluminescenti come le lucciole, no? Ecco. Queste sono grandissime occasioni perse, perché una fotografia del genere è un documento molto raro, eppure ci sono, anche a Livigno ci sono questi problemi, e probabilmente ovunque dove si illuminano le piste tra fine febbraio e marzo. E quindi non riuscire a cogliere questa notizia e trasferirla nella sua verità è un danno.
Infatti, secondo me, so che c'è una giornalista, vi dico, di Bergamo, almeno una, a cui vogliamo tantissimo bene, anche perché non la conosciamo, non abbiamo ancora letto nulla di... Quindi facciamo lì un po' di strizza, ma sto scherzando, però si perdono continuamente occasioni. Il problema della mala comunicazione è uno dei problemi a cui la nostra avifauna selvatica sta andando incontro. Perché se laddove si svolge e si attua un danno, il giornalista non vuole, o perché ha i suoi impegni, o perché lo pagano poco, o perché è distratto, o perché non dà cura a quel tipo di particolare, non si impegna nell'andare a fondo, ha perso, non ha fatto un servizio. Non ha fatto assolutamente un servizio. Guardate questo articolo, l'Eco di Bergamo di qualche anno fa, una femmina di Gufo Reale va a sbattere contro l'ennesimo cavo elettrico, si frattura, qualche giorno dopo muore nel centro di recupero di Valpredina. Il giornalista cosa commenta? Anziché dire perdita grave, cosa dice? Non dite che la gufa in quanto femmina fosse maldestra ed è per questo motivo che è andata a sbattere. Questo è il commento, la chiosa finale di un articolo che parla sostanzialmente di una piccola tragedia dal punto di vista del nostro patrimonio naturalistico. Poi vedete anche le televisioni, ci danno sensazionalismi assolutamente infondati. Un corvo che attacca un rapace diurno perché lo sta infastidendo, è Mediaset, come intitola la cosa, il corvo chiede un passaggio all'aquila. Ma sì, dai, tanto, ma chi se ne frega, dai, diciamolo, tanto attira di più. E si va avanti così, e alla fine sono tutte, è la fiera delle occasioni perse. Ho finito la predica. Allora, per ritornare al discorso dell'Atlante, come potete vedere, come hanno già illustrato gli altri coautori, in provincia di Bergamo il numero medio di specie per unità di rilevamento è 53. Bene o male, sono state contate 53 specie all'interno di unità di rilevamento di 5 km di lato. Però, come potete vedere, ci sono delle unità di rilevamento più ricche di specie che sostanzialmente coincidono con la foce dell'Oglio, Pisogna e Costa Volpino, ambiente molto molto interessante dal punto di vista ornitologico e non solo. È l'area di alta pianura e di medio-bassa pianura, però dove? In presenza dei fiumi. I fiumi diversificano ancora molto l'ambiente, lo rendono più eterogeneo e quindi lo amplificano, ne amplificano le potenzialità ecologiche. Le unità di rilevamento invece più povere di specie sono sostanzialmente relegate ai principali fondovalle, ormai densamente antropizzati, la grande marmellata urbana, oppure l'area della bassa pianura, come diceva prima Roberto, ormai costruita oppure fortemente coltivata con coltivazioni di tipo intensivo, mais, pesticidi, antibiotici, eccetera, eccetera. La unità di rilevamento che ha la maglia nera, mi dispiace per l'amico Bani, ma è proprio quella che coincide, che abita appunto in quella zona, che coincide con Cividate al Piano. Quindi sostanzialmente in questa unità di rilevamento abbiamo conteggiato soltanto 24 specie, cioè meno della metà regionale. Questo dice qualcosa. Per finire, non mi dilungo più, perché comunque queste cose le ha già dette Enrico Cailo, le specie forestali in questo momento in provincia di Bergamo stanno aumentando, anche bene, sono in forte espansione, quindi i picidi, i picchi, ma anche i rapaci forestali. Per contro però, come si diceva prima, per tutta una serie di motivazioni, le specie legate agli ambienti aperti stanno declinando. Rondine, allodola e passera d'Italia, che sono tre specie che chi ha più di 20, di 25-30 anni reputava comuni fino a qualche anno fa, negli ultimi 10 anni sono andati incontro a un calo del 30%, una cosa fortissima. Poi magari lasciamo la parola a illustri ornitologi come i Brichetti o Roberto Lardella, se volessero commentare. Quindi oggi abbiamo visto che per conservare l'avifauna bisogna identificare le minacce e identificare chi ci sta sopra. Quindi c'è ancora molto da fare, nessuno di noi si può sottrarre da questo compito, ciascuno al proprio ruolo. Certo, bisogna pensare che il giornalista deve fare bene il giornalista, il conservazionista deve essere un conservazionista con la schiena dritta,
quindi non deve fare facili relazioni per compiacere alcune tipo di esigenze altre. Il cittadino non deve buttare la plastica perché potrebbe andare nei fiumi ed essere inghiottita dal gabbiano di turno, eccetera, eccetera. Il pescatore deve fare, ognuno ha il proprio ruolo. E chiudo con questa immagine che sostanzialmente ci invita a una maggiore riflessione, o forse a una più profonda meditazione, sulle nostre scelte, come si diceva prima, ma anche un interrogarsi su dove sta portando la nostra strada, ma soprattutto quella di chi stiamo accompagnando. Con questo ho finito, grazie per l'attenzione. Grazie a tutti i relatori e curatori dell'opera, quindi chiunque volesse intervenire e fare una riflessione, uno spunto, un approfondimento, è chiaramente questo il momento. Diamo la parola a Roberto Nardelli, che è venuto apposta dalla Svizzera, dal Canton Ticino, è coordinatore della piattaforma web ornito.it, cioè punto Italia, e ornito.ch. Ha origini bresciane, giusto? È un caro amico, è una delle poche persone che a livello europeo ha inventato e coordinato un sistema di archiviazione digitale dei dati ornitologici, che sostanzialmente adesso è diffusissimo in quanti paesi europei? Ornito solo in 11, però solo la piattaforma continentale ormai raggruppa più di 35 paesi. Quindi grazie del lavoro che stai facendo. Grazie per la troppo generosa presentazione. Il gruppo ornitologico bergamasco ha dimostrato questa sera innanzitutto i miei più grandi complimenti, perché ho visto un lavoro eccezionale e ho visto anche la mediazione finale, che mi è piaciuta moltissimo e che mi dà l'occasione per dire: c'è moltissimo da fare, i nostri animali, i nostri uccelli stanno... Grazie. I nostri uccelli non stanno male solamente a Bergamo, stanno male un po' dappertutto, ci sono poi altri problemi, per esempio l'uso dei pesticidi, i nuovi pesticidi neonicotinoidi che stanno creando degli enormi problemi, non si vedono, li consumiamo anche noi e prima o poi pagheremo un prezzo. Bellissimo lavoro, è un bellissimo gruppo, si è vista questa sera, diciamo, si è visto questa sera il risultato di questo enorme lavoro. State collaborando anche all'Atlante Italiano, i vostri dati sono entrati e entreranno sempre di più nella piattaforma nazionale e quindi di conseguenza anche nell'Atlante Europeo, nel Eurobird Power Portal, che è questa nuova, diciamo, invenzione che ci mostra in tempo reale come gli uccelli arrivano in primavera dall'Africa e vanno su fino in Scandinavia e come si fermano a nidificare da noi. E io mi permetterò di invitarvi al di là del confine per parlare di questo lavoro, per parlare soprattutto dei problemi che sono legati all'uso del territorio, al nostro uso sconsiderato, quanto inconsapevole forse, del tempo libero. E bravissimi. Grazie anche al museo, che sicuramente ha dato il suo contributo a questo importante lavoro. E ecco, il lavoro informatico di analisi è anche notevole, bello il lavoro, bella la pubblicazione, e quindi niente, complimenti. Grazie. Qualcosa, no. Non basta complimenti. No, qualcos'altro.
Allora, Pietrandrea Brichetti, amico, ornitologo di lungo corso, amico sostanzialmente di tutti noi, bresciano, autore di un'infinità di pubblicazioni ornitologiche, atlantista, uomo di lunghi e sterminati lavori, soprattutto legati anche all'Atlante, di distribuzione degli uccelli in regioni come la regione Lombardia, l'arco alpino e l'Italia. Grazie. Dovrebbe essere acceso. Questa lunga esperienza vuol dire lunga età, questo, l'unico problema è questo, non so qualcosa io. Comunque niente, aggiungo che il lavoro è veramente un ottimo lavoro. Io ne so qualcosa perché abbiamo cominciato con degli amici appena di là del confine negli anni 80, anzi nell'80 abbiamo inventato l'Atlante delle Alpi quando non si parlava di Atlante neanche in Europa, siamo stati forse i primi, e poi in Italia noi siamo nelle classifiche ufficiali sempre in fondo. Poi stranamente invece siamo sempre quelli che hanno le idee buone per primi, poi non sappiamo probabilmente organizzare e portare a termine perché gli amministratori pubblici e le istituzioni spesso non ci danno una mano. Qui a Bergamo vedo che il museo vi è vicino, purtroppo noi a Brescia l'avevamo vicino 20 anni fa, poi si è risolto nel nulla, mi dispiace, io ero frequentatore regolare del museo, adesso lo frequento saltuariamente perché non mi ci ritrovo più, non sento un estraneo. Negli stessi luoghi dove mi sentivo in famiglia. Questo non è mica certo colpa degli ornitologi bresciani, è colpa degli amministratori che si interessano di altre cose e le cose naturali sono relegate come l'acquisto della carta igienica per tutta l'amministrazione comunale, insomma, praticamente il concetto è qui. Mi auguro che però possa magari confrontarsi con qualcuno dalle nostre parti. Anche i cittadini di Brescia si devono far sentire che un museo serve. I cittadini di Brescia qualche volta si sono fatti sentire, però chiaramente la voce del deserto, perché i bresciani sono tosti come voi. Noi campo ornitologico siamo amici, per fortuna non siamo in ambito calcistico, altrimenti saremmo già a pugni e a sferre. La competizione si attua quando entrambe le squadre sono nella stessa divisione. Comunque niente, io so il lavoro che c'è dietro, perché noi in provincia cerchiamo, da qualche anno cerchiamo di rifarlo Atlante, o almeno speriamo di rifarlo, ma non ce lo facciamo, ve lo dico sinceramente. Noi, il nostro gruppo, che è molto più anziano del vostro, conta attualmente una 50 di persone, 40-45, si vede che abbastanza regolarmente si vedono in zona, non ce la facciamo, soprattutto perché abbiamo, rispetto a voi, un'area di prealpe e di alpe incredibilmente superiore, poi abbiamo veramente delle aree difficilmente praticabili, tutto il gruppo dell'Alamello e del Parco dello Stelvio. Poi ho visto che rispetto a molti altri atlanti qui c'è un malloppo finale di analisi che quello guardate, però prima di guardare la parte precedente andate subito ai tre quarti poi lì e vedete proprio il succo di tutto il lavoro. La spremitura senza, proprio a freddo come l'olio è buono. Sono convinto comunque che molti di voi in sala avrete contribuito in qualche modo anche con un solo dato. Io vedo che c'è un bresciano che ha dato un dato e riportato insieme a quelli che hanno dato 500.000 dati. Anche questo è un modo per apparire con un dato, no? Magari è un dato importantissimo, non lo so. È stato un mero. No, solo perché è un mio amico bresciano, quindi un pacchione. Niente, è tardi, potrei andare anche a parlare tutta la notte, ma no. Vorrei sapere perché la Passera d'Italia, così ufficialmente chiamata, loro l'hanno chiamata il Passero d'Italia. No, potrebbe essere un motivo. Però è quello che serve a Passero d'Italia. Pura misoginia. Allora, grazie a tutti gli intervenuti. Grazie. Poi credo che il direttore sia di nuovo. Grazie ai nostri amici ornitologi. Grazie. Grazie.
è sempre aperta la possibilità di fare richieste, domande, richieste di approfondimenti, non so che ora abbiamo fatto perché la stampa locale locale ha fatto un intervento piuttosto importante su questo volume che stava per uscire nel mese di dicembre, nei limiti del possibile collaboro. Nei tempi addietro, quando c'era il direttore Mario Guerra, c'era un rapporto diretto tra museo e stampa locale, in modo particolare l'Eco di Bergamo, per cui in quanto il direttore curava proprio la pagina del Naturalista. Adesso siamo un po', per vari motivi anche burocratici, siamo un po' rallentato. Comunque c'è una collaborazione con... Non sempre però si riescono a intercettare tutte le notizie che escono, e quindi molto spesso escono informazioni su tutti i giornali, quelli di Bergamo e quelli non di Bergamo, piuttosto raffazzonate o piuttosto bizzarre, che certamente non favoriscono la conoscenza della natura. Ecco, l'unico problema è che le partite di calcio la gente le legge, quindi richiamandomi all'introduzione che ho fatto della serata, è molto bello e molto positivo che in una serata in cui si parla esclusivamente di aspetti naturalistici e anche in una forma piuttosto approfondita, si veda questo tipo di partecipazione. Non è scontato e non è normale, quindi questa è la strada. Io non ho capito quale scuola. Altre domande? Ah, perché suona? No, dico, dopo 8 anni di lavoro si è chiuso un certo percorso che avevate accennato all'inizio, e adesso cosa bolle in pentola? Cosa bolle nella vostra scatola cranica? No, avevo accennato prima che avremmo individuato una serie di progetti che potremmo portare avanti, li abbiamo elencati su quel questionario che vi dicevo, in base anche poi ai risultati, alle indicazioni che otterremo da questo questionario di disponibilità, vedremo anche quale potrà essere un progetto da portare avanti. Diciamo che ci stiamo pensando e valuteremo prossimamente cosa fare. Chi volesse dare una mano nei prossimi mesi, anni, per i vari progetti, è pregato di mettersi in contatto con noi. Ormai non ci sono scuse al mondo d'oggi per non riuscire a mettersi in contatto. Stiamo cercando di rinnovarci, abbiamo bisogno di nuove forze o di vecchie forze che con nuovo entusiasmo rientrino, quindi ci siamo. Grazie.